aspetto e ti faccio appurare dalla pista. Giovani, gara 1, carichi, posizione in partenza, non mi sto trovando benissimo, però sto cercando di trovare una posizione buona, vediamo. Cioè, questo è un commento a cottura media. Tensione c'è assolutamente. Dai, 15 secondi. Partenza male. Sono sesto, settimo, ottavo. Mega comunque fa delle partenze assurde, ma andiamo a prendere quelli davanti. Cioè, dalla GoPro è meglio, non si vede nulla. Oh! No, non so come è caduto, mi dispiace, però buon per me, ho preso una posizione gratis. Calma, tentiamo di prenderli tutti. Antonio è secondo, ha fatto una partenza spaziale, ma capisci? Vedo che si allontanano, ma devo recuperarli, assolutamente. Chiuso il primo giro, non sono distantissimi, ma per fare primo assoluto la vedo dura, veramente dura. Interno non mi aspettavo tenesse, ma tiene veramente tanto. Sto recuperando, ma ci sono dei punti dove veramente si prendono troppa strada, troppa. Bellì è andato, ok, sono quinto. Io parlo in termini assoluti perché mi interessa l'assoluta, ma sono primo di categoria, cioè sto lottando contro i veteran effettivamente. I miei avversari sono partiti male, poi ho visto dai tempi. Per lui mi ricordo che è stato veramente complicato superare ad Agnone in gara 1, quindi sarà un osso duro anche qui, ci provo in ogni modo, ma lo devo superare, sono ancora carico, sono quinto, dai.
questa traiettoria interna, essendo davanti, riescono a recuperare parecchio tempo. Deve essere più veloce nell'esterna per superarlo. Preso, devo escogitare qualcosa per superarlo, ma le pietrate che arrivano è impressionante, infatti mi fa anche male il labbro, cioè per farla interna non so quanto abbia pagato. Difficile, non c'è passato nessuno lì, farmi la mia traiettoria è importante. Ha troppe pietrate. Senza paramani pure. Oh, Antonio a terra. Non a terra, ma è successo qualcosa. Sono quarto. Seguiamolo. Devo tenermi il più vicino possibile. Quindi anche se gli copio qualche traiettoria, tento di stare vicino, al massimo usciamo molto vicini e poi posso tentare in qualche punto di superarlo. È un osso duro, è un osso duro assolutamente. Dai che mi è riuscita, ma devo scappare perché ci ritenterà scuro. Ragazzi, non so se lui è della mia categoria, non lo so realmente perché non ho idea di chi siano i miei avversari, a parte Marco e Scimeca. Sparacino, poi non so l'altro ragazzo chi sia, quindi non so se è un mio avversario, penso di doverlo superare, quindi anche se sono stanco tentiamoci. Sto sentendo adesso mio padre che diceva vai tranquillo e io non avevo capito assolutamente vai tranquillo. Raga, mi stai facendo cadere che sono in lotta, ma stai scherzando, sei doppiato, non fare casini. Cioè, tagli la traiettoria totalmente, non si fa così. Guarda quanto tempo ho perso, guarda quanto tempo ho perso. E Sparacino tranquillamente, si tiene la sua traiettoria. Un pilota che sa quello che deve fare.
avvicinando perché sono più veloce, però giustamente ho perso troppo tempo prima. Sto pensando che secondo me dopo questo passaggio mancheranno solo i due giri, non so come ho calcolato, ma secondo me è così, e quindi penso che non devo essere aggressivo perché non ho più la forza per essere aggressivo, ma devo cercare di passarlo in maniera intelligente, girando più veloce di lui e cambiando magari traiettoria o non so, quindi devo passarlo in maniera intelligente. Ci ho provato ma non sono riuscito. Tiene un bello osso duro, un bello osso duro assolutamente. Avevo ragione, mancano due giri, quindi vediamo di avvicinarci il più possibile a superarlo. Di recuperare anche qui qualcosa per magari avvicinarmi e superarlo come ho fatto con 5 ruote. Vediamo, tento di stare più vicino possibile. Il cosiddetto fattaccio che poi vedrete a breve, questo è stato un sorpasso che dall'esterno è semplicemente un sorpasso in staccata, non ci siamo completamente toccati, zero, zero. Sorpasso pulito, non riesco veramente a capire quello che vedrete dopo, comunque non so, la gente è abituata a non subire sorpassi forse perché questo è motocross. Ora comunque bando alle ciance, l'ultimo giro, sono secondo assoluto, non ne sono sicuro in gara, ma sono secondo assoluto, primo di categoria. Anche questo ragazzo qui davanti a me, questo signore, era di un'altra categoria, quindi non c'era neanche motivo di ostacolarmi o problemi vari, quindi
Tiriamo sto giro, sto tentando comunque di scappare, ma vediamo, vediamo. Ora tentando di scappare potrei fare qualche errore, quindi cerco di stare concentrato. Cerco di stare concentrato e andare forte anche se sono stanchino. Ma che t'avevo detto? Mannaggia, ho perso 6 secondi con questa stupidata. Comunque gara finita, arriviamo alla fine senza fare altre stupidaggini. Non c'è motivo. Ti spacchi migliore accendo con la maggiorare! Ti spacchi così fuori la testa! Mi dispiace, hai perfettamente ragione. Ho fatto una minchiata. Scusami. Hai ragione. Ti aiuto, ma non mi ma non mi ha detto, vai via! E raga, ho chiesto scusa perché, ok, evitiamo assolutamente. Però il sorpasso effettivamente non era sporco, assolutamente. Mi dispiace che possa aver spaventato questo signore, comunque è un peccato. Voglio evitare assolutamente queste cose, quindi in gara 2 tenterò in ogni modo di evitarlo, però è un sorpasso pulito. C'è poco da dire. Mi dispiace per la paura, effettivamente cerchiamo di evitare totalmente queste cose, perché poi dopo ci sono state anche delle zuffe tra genitori. Sta giornata veramente sta andando un po' in pappa, quindi sono così, aspettiamo gara 2, sono carico, voglio fare primo assoluto, voglio partire bene e... dai, è veramente tardi raga, cioè correre dopo 6 ore tra gara 1 e gara 2 per noi del nord non è normale, neanche per noi in realtà. C'è da cambiare qualcosa, fare magari correre i bambini il sabato e noi la domenica, ma non è fattibile, non è fattibile così.